5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Ed eccoci qua, tornati in onda. Abbiamo avuto l'occasione di incontrare il primo dei nostri colleghi del Banco della Valtura, ci ha ospitato. Devo dire che, come sempre, quando si comincia a riempire poi diventa veramente più curioso andare a conoscere le differenze tra l'uno e l'altro operatore, ma comunque ognuno porta sicuramente qualcosa di eccellenza. Nel mondo digitale oggi è sempre più difficile distinguersi, ma grazie insomma anche al supporto di Vacanze, una delle missioni per cui è nata quella proprio di far conoscere alle persone quale e come è diviso il mondo del turismo e soprattutto qual è più giusta vacanza per noi, attraverso appunto la scelta di un operatore o l'altro. In questo caso Valtura quest'anno ha fatto una grande novità che fino a poco tempo fa non era possibile, i famosi soggiorni brevi. Praticamente è possibile prenotare anche 2, 3, 4 notti invece del classico vincolo a 7 notti. Rimane la loro forza, i bambini, gli amici, che chiaramente c'è una grande attenzione per i minori, anche come intrattenimento. Rimane ovviamente la buona cucina di queste strutture, perché come villaggio loro veramente tengono parecchio e fanno una della loro loro punti di forza. Poi ancora la Valtura Academy, dove vengono formati i ragazzi che vogliono poi entrare a far parte di quell'animazione, e ancora tante bellissime destinazioni anche sia nel periodo estivo che invernale. Poi ancora la biberoneria fino a 23 mesi, importante, la possibilità di avere la babysitter, un programma per i bambini 2-4 anni, 3-17 anni e 5-12. Questo permette ai ragazzi e alle famiglie essere un attimo magari liberi di fare una discesa in tranquillità, sapendo che comunque avete affidato i bambini a persone che sanno quello che fanno e come sanno anche come intrattenere i bambini, perciò la vacanza sarà interessante per entrambi. Bene, ci sentiamo appunto per il prossimo speech radiofonico. Intanto 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Radio Vacanze, viaggia in nostra compagnia. Prima